Melozzo di Giuliano degli Ambrosi, detto Melozzo da Forlì, nacque nel 1438 e morì nel 1494 a Forlì, lavorando come pittore e architetto. Presto lascia la città natale per recarsi a Rimini e in seguito per Padova, sulle tracce di pittori del Rinascimento italiano, Alberti, Piero della Francesca e Mantegna. Si possono attribuire alla sua primitiva attività a Roma gli affreschi di San Marco Papa e San Marco Evangelista nella Basilica di San Marco in Palazzo Venezia, l'affresco dell'Annunciazione del Pantheon e il Cristo Giudice tra due angeli nella chiesa Santa Maria sopra Minerva. Ma è Urbino, nella corte di Montefeltro, che il pittore plasma il suo linguaggio, assimilato allo stile di Piero della Francesca. Qui dipinse l'affresco Salvator Mundi, che gli è stato attribuito solo recentemente. Un ruolo fondamentale per il riconoscimento dell'artista è stato svolto dall'uso della luce con piccoli tocchi sotto gli occhi e sul naso. A causa dei danni riportati, non è stato possibile capire la funzionalità originaria. Probabilmente si trattava di una sorta di tabernacolo, pensato per essere ammirato da sotto in su, il che ci riporta alla cultura prospettica degli anni 70 del 400. Sempre in questa città dipinse il ritratto di Federico da Montefeltro col figlio Guidobaldo. L'opera è impostata con un punto di fuga da sinistra. Il duca è ritratto seduto su un alto seggiolone, mentre si dedica alla lettura di un manoscritto, che tiene tra le mani poggiato su uno scaffale. Il principe di Urbino è presentato come un principe saggio, capace di dedicarsi sia al mestiere della guerra sia allo studio. L'armatura che indossa testimonia il suo valore militare come capitano di ventura. La spada si trova legata alla vita, l'elmo e il bastone del comando si trovano per terra. Nella gamba sinistra distesa mette in mostra la giarrettiera, attributo nobiliare di grande prestigio che gli fu donato dal re d'Inghilterra. Accanto a Federico, appoggiata alla sua gamba destra, sta il piccolo Guidobaldo che, sfarzosamente abbigliato, impugna lo scettro del potere, a sottolineare la sua futura eredità dinastica. A Roma, nel 1477, dipinge Sisto IV, nomina Platina prefetto della Biblioteca Vaticana, dove i personaggi, rappresentati con grande naturalezza, sono inseriti in uno spazio prospettico, così autentico da sembrare reale. Sempre nella capitale, grazie all'aiuto di Piero della Francesca, Melozzo diventa il Pictor Papalis del pontefice Sisto IV e si dedica alla realizzazione di opere, tra le quali l'affresco dell'abside della chiesa di Sant'Apostoli nel 1480, che rappresenta l'ascensione di Cristo, raffigurato in un cielo luminoso e splendente d'azzurro e di oro, circondato da apostoli ed angeli musicanti, il tutto visto con una prospettiva da sotto in su, cioè dal basso verso l'alto. La luce chiara, che intride i colori e schiarisce le ombre e i volumi solenni, rimandano allo stile di Piero della Francesca, rappresentati però con una maggiore naturalezza, soprattutto nei ritratti tipica di Melozzo. A questo gruppo di affreschi appartiene anche l'angelo che suona il liuto, l'angelo che suona la viola e l'angelo che suona il tamburello. Di questi non restano che 14 pezzi divisi tra il Palazzo del Quirinale e la Pinacoteca Vaticana. A Loreto realizzò l'affresco della cupola della Sagrestia di San Marco nella Basilica della Santa Casa. Si tratta di uno dei primi esempi di cupola decorata sia con figure sia con finti elementi architettonici illusionistici, con temi decorativi influenzati da Mantegna. La volta, a 8 spicchi, è dipinta con cornici convergenti verso la sommità della cupola, che inquadrano delle finestre nelle quali si trovano 8 angeli che con le ali spiegate recano i simboli della passione. Alla base dipinse 8 profeti seduti su un cornicione. Essi, sporgendosi verso il basso, sono inclinati in avanti in modo che i volti mostrino il lato inferiore. Per la partenza improvvisa dell'artista, la decorazione della sagrestia venne interrotta. Melozzo, infatti, avrebbe dovuto dipingere le storie della passione di Cristo, ma ne crea solo una,
ovvero l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Tra il 1484 e il 1489 compie il mosaico della Cappella di Sant'Elena nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, con Gesù benedicente attorniato dagli evangelisti, in cui il pittore utilizza elementi della pittura bizantina, sia nella divisione dello spazio sia nella ricchezza dei motivi decorativi. Negli ultimi anni della sua vita ad Ancona, realizza quello che sembra essere l'unico dipinto con un soggetto profano, il Pestapeppe, eseguito probabilmente per conto di un commerciante.